La storia di Daniele Forino, affetto da una patologia rara, è una storia di amore e speranza. Adottato dalla famiglia Forino a circa 2 anni e mezzo da una casa famiglia, lasciato appena nato da genitori tossicodipendenti, Daniele trascorre i primi giorni di vita in un'incubatrice. Ma l'amore di Raffaele e di sua moglie fanno crescere questo ragazzo fragile, garantendogli una vita normale. Ecco il nostro Beethoven in azione! Trasferitosi da Pompei in terre roveresche, Daniele insieme ai suoi genitori si inserisce nella comunità senza problemi. Va in palestra, si muove in autobus in autonomia, suona il piano. Ma un episodio spiacevole sprofonda papà Raffaele in un sentimento di sdegno e sofferenza. A suo figlio Daniele gli viene negata la possibilità di poter seguire il corso di basket presso la Basket Rovere. Lunedì scorso a terre roveresche, dove praticamente mio figlio è andato per fare una prova a basket. Lui doveva semplicemente fare una prova. Per vedere se per me era ovvio, scontato, che se gli piaceva poi il basket continuasse a fare questa attività sportiva. No? L'allenatore si è avvicinato e mi ha detto che purtroppo non poteva più seguire Daniele il giorno quando si stabiliva di nuovo l'allenamento. No? Nel senso che le motivazioni sono state queste. Che per seguire Daniele doveva abbandonare un po' il gruppo. Ma la cosa più brutta che mi è ferita notevolmente è stata quella che l'ha detto in presenza dello stesso Daniele. Cioè, secondo me poteva e doveva evitare di dirmi certe cose in quel modo. Cioè, ci potevano essere tante soluzioni, perché lo sport deve essere inclusione, non esclusione. Daniele ci è rimasto male perché quel giorno negli allenamenti ha incontrato degli amici che andavano a scuola sia all'elementare che alle medie. Quindi per me è stata una mano dal cielo a dire finalmente ha trovato un gruppo che già conosce e quindi si può inserire perfettamente. Amareggiato e ferito, papà Raffaele si trova in difficoltà a spiegare a suo figlio Daniele che non potrà più seguire l'allenamento di basket con i suoi compagni. Così decide di denunciare l'accaduto, dando voce a chi soffre lo stesso disagio. Vorrei dare la voce a chi davvero non riesce a dar voce al proprio figlio, alla propria figlia che ha qualsiasi problemi che hanno. Insomma. L'unica che ci è stata vicina dal primo momento è la vice sindaca di Terre Roveresca. Si è messa a disposizione per l'integrazione di Daniele se gli piace fare basket.